Buongiorno, buongiorno fanciulli. Buongiorno professore. Signor professore, penso che se ne sia accorto, ma è girato al contrario. Girato al contrario, di qua, di là, non cambia niente. Noi siamo fatti di atomi, giusto? Dovete ragionare quadridimensionalmente. Gli atomi sono dappertutto, quindi vi vedo ovunque. Di qua, di là, non c'è problema. È intelligente questo professore. Mamma mia. Scusate, ma modestamente... Io sono il più grande scienziato del mondo. M'inchino alla sua intelligenza. E quindi, essendo molto modesto, sono anche il più grande modesto del mondo. Complimenti, professore, per la modestia. Complimenti. Oggi ci siamo già portati avanti. Sì. Prendete del latte, un contenitore, un piatto piano, un contenitore piano. Io mi ho già versato piano il latte. Vuol dire che devo muovermi con lentezza? Tu muoviti con lentezza e parla anche con molta lentezza. Io grazie, i biscotti li ho portati, professore. Non siamo qua per fare colazione, quella dovresti averla già fatta prima di venire a scuola. Questo latte serve per altro esperimento. Io vorrei capire. Ok, noi abbiamo già versato il latte, prendiamo dei coloranti alimentari. Quanto mi piacciono i coloranti. Un giorno voglio colorare tutto Mr. B. Allora, vediamo un po'. Prendiamo un po' di... rosso, noi mettiamo alcune gocce di colorante più o meno al centro del latte. Ecco qua un po' di rosso, poi diamo un po' di verde. Se volete tanto chiedere qualcosa, noi siamo qua a disposizione. Sì, ragazzi, sì, io avrei accorciato i tempi, sa come? Avrei fatto bere alla mucca un po' di verde e un po' di rosso e poi avrei munto già il latte colorato. Avrà la cocca, anche lei fa gli esperimenti. Molto sì. Spiritosa, cocca, molto sì. Spiritosa, molto spiritosa, ma le mucche, raccontaci qualche curiosità sulle mucche. Che cosa sappiamo sulle mucche? Oh, beh, le mucche fanno il latte che lei sta adoperando, professore. Per esempio, dal latte... si fanno i formaggi, le mozzarelle. Professore, guarda com'è distratto il professore oggi. Sono sempre concentrato. Secondo me è innamorato il professore. Questo è giallo, mi sembra altro colore. Comunque, sembrava arancione. Sembrava arancione, veramente. Questi colori deve averli fatti Mr. B, perché sono tutti strani. Mr. B le cose molto le fa bene, professore. Gli riescono molto bene quando non le fa. Ora cocca. Visto che tu, Mr. B, non ascolti mai, prendiamo cotton fioc e ti puliamo un po' quelle orecchie, che ne dici? Noi ora inseriamo cotton fioc dentro qua al latte. Pensate che succederà qualcosa? Che si bagna il cotton fioc. Esattamente, non succede assolutamente niente. Ma adesso prendiamo un po' di detersivo o di sapone liquido, quello che preferite. Mancava un ingrediente. Allora, mettiamo questo detersivo o sapone. E cosa succederà adesso? Proviamone e vediamo che succede. Ecco che succede. Wow! Che bello, professore! I colori scappano via perché non vogliono la pulizia. Bello! Stranamente questo gli è riuscito. No, di solito non riescono mai a professore, questo è andato. Io vi sento, ragazzi, vi sento, ma farò finta di niente per questo che... Che bello, bimbi, è bellissimo, potete provare a casa. Provate, ma mi raccomando, questo latte non lo bevete, no. Non è il caso. E fatevi aiutare da mamma, più che altro. Bene, bene, ragazzi, per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Bravo, professore, arrivederci a tutti. Grazie a tutti, grazie, 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 ragazzi, grazie.